o sono cementate? E dice, no, sono cementate, non ho capito. Okay. Però quello poi parla con altri. E si diffonde un modo di pensare, l'informazione, che protegge una comunità di persone che hanno quel problema. Quindi è meglio che siano evitati. Certo. Perché a Palermo adesso stanno facendo prezzi molto bassi. Aspetta. Allora, Sposto, non filmiamo, ok, spostiamo, così non inquadriamo. Allora, prezzo per prezzo ormai, mi diceva una paziente, mi diceva che in Italia ormai si è arrivato a un punto dove non è prezzo qualità, ma prezzo per prezzo. Ok, cosa mi costa meno? Non guardano più la qualità, però rischi il danno medico legale. Questi, ok, sono protesi che monteranno sopra, avvitate o incollate. Vediamo se carica la foto. Perché? Aspetta che rinquadriamo. Ok. Per quale motivo dite protesi incollata? Perché escono i perni dalla gengiva? Dalla gengiva non deve uscire nulla. Per quale motivo non deve uscire nulla dalla clinica? Dalla clinica, dalla gengiva? Ok, supponi che devi incollarcele sopra. Ok, le protesi ce le incolli sopra. Secondo voi la protesi che metti qua friziona sui perni? E se friziona, per quale motivo fa frizione? Sì, ma è lucida la superficie? È ruvida. Cioè, non serve la laurea. Se io devo mettere un cappello lì, c'ho spifferi sotto il cappello di aria oppure sigilla perfettamente il cappello? C'ha spifferi, c'ha. Ok. Perché usano sti perni? Vediamo, allora, questi si chiamano impianti monofasici. L'impianto può essere di due tipi, ok, monofasico o bifasico. Questo è un impianto monofasico, quello che vi faccio vedere adesso. Vediamo se ne trovo ad alta risoluzione. Settings, maggiori di, mettiamo 1024. Ecco qua come è fatto l'impianto monofasico. Si vede? È un monoblocco in un'unica fase. È una vite che si mette, tu immagina, è un tassello che metti ed esce già il perno sul quale devi attaccare. Ok, questi sono degli impianti che costano meno. Perché costano meno? Perché ci sono meno pezzi, meno viti, meno componenti. Se io invece devo usare un impianto bifasico, ditemi se sono noiose queste cose o se No, sono no, curiose, interessanti. Sì? Ok. Perché sono cose queste che non spiega nessuno, però tutti. Tutte le scelte che una clinica prende sugli impianti devono essere prese conoscendo le differenze tra, cioè quando va usato uno e quando va usato l'altro. Impianto bifasico. Sai che questa è la più grande e rende l'idea. Ecco qua, questo è un bifasico. Bifasico, monofasico. Bifasico, Forse non ho capito bene. Il monofasico. monofasico, cioè è tutto un blocco, anche tutto unito a quello che esce. Cioè, allora lì, praticamente, se devi cambiare l'impianto, devi tirare proprio su tutto dalla gengiva. La domanda è, i denti che metti sul monofasico sono avvitati o incollati? Ah, saranno incollati, Certo, non chiaramente. c'è il foro per la vite. È un pistillo che esce dalla gengiva, sul quale vai a incollare la protesi. Ok, Il andiamo. problema è quello che tenga bene. Quello? Quello che Il problema è che c'hai una macchina con le ruote incollate. se per caso succede un problema, Che devo fai? cercare di Cambi la macchina. come un passo ponte. Allora, nessuno.
su dei perni. Io devo poterle svitare le cose. Supponi sempre il quadro, no? Se io ho il quadro incollato a muro o il quadro che è avvitato a muro. Tu come li metteresti i quadri a casa tua? Con la colla? Noi li abbiamo messi con la colla. Noi ci abbiamo i quadretti che dopo provateli a staccare, sono incollati quelli. Abbiamo perso i quadretti, abbiamo perso anche l'intonaco. Ok. Invece la vite rimane dentro l'osso. Poi c'è la componente di avvitamento che si chiama multi-unit abutment, lo snodo. Okay, lo snodo che serve ad avvitare la protesi. In questo modo io sto pensando all'aftercare, all'assistenza dopo le cure. Soprattutto quando io faccio un'arcata come quella che abbiamo visto prima, l'osso si riassorbe negli anni, la protesi va ribasata. Perdo 0,2 mm ogni anno, quindi in 10 anni sono 2 mm. Svito, mezz'oretta in laboratorio si aggiunge il composito, la riavvito. Ok. Devo spaccare, tagliarla, togliere, rifare il lavoro e si possono anche danneggiare gli impianti.